Una volta create tutte le copie necessarie per la compilazione dei piani didattici personalizzati di ogni allievo, facendo doppio clic su ogni file, ci ritroveremo il piano didattico per allievo 1, allievo 2, allievo 3 e così via. Possiamo iniziare a compilare tutto il piano didattico nelle parti generali e una volta finita la compilazione, possiamo pubblicare i documenti all'interno della classroom del consiglio di classe per consentire ad ogni collega di compilare la parte specifica per la propria materia. Come facciamo per fare questo? È molto semplice, andiamo all'interno della nostra classroom, andiamo sempre in lavori del corso, creiamo un nuovo compito. Mettiamo un titolo, per esempio PDP, e aggiungiamo i file direttamente da Google Drive. Andiamo nel mio Drive, ritroveremo la cartella appena creata con all'interno i piani didattici personalizzati e duplicati. Selezioniamo il file o i file necessari. Per selezionarne più di uno, scegliamo il primo, teniamo lo shift della tastiera premuto e facciamo un altro clic sull'ultimo. In questo caso li selezionerà tutti e quattro. Possiamo dirgli inserisci in basso a destra. Possiamo anche aggiungere le istruzioni per la compilazione dei PDP da parte dei nostri colleghi in questo campo dove dice istruzioni facoltativo. Una volta inserito titolo, istruzioni eventuali e aggiunto e allegato i file in questione, possiamo scegliere in alto a destra assegna. In lavori del corso ritroveremo il compito denominato PDP, un clic sul PDP e abbiamo i nostri documenti. Ogni docente non dovrà far altro che entrare in questo compito, fare clic sul file che deve compilare, per esempio allievo 1, e andare nella sezione D, interventi educativi e didattici, scegliendo la propria materia e cancellando tutto ciò che ritiene non necessario per l'allievo in questione. Una volta compilato, basterà chiudere il file perché il salvataggio dei documenti negli strumenti di Google è automatico. Quindi la compilazione verrà salvata di volta in volta e non dobbiamo assolutamente fare nient'altro. Ricapitolando, dal nostro modello che ci verrà inviato direttamente nella mail, seguiamo tutto questo procedimento, duplichiamo il modello vuoto per quanti PDP dobbiamo compilare. Li rinominiamo e li pubblichiamo all'interno di Classroom sotto forma di compito. Per quanto riguarda i piani didattici personalizzati, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video tutorial.